E quando vuoi, eh? Azione. Allora, io sono Enrico e mi trovo ad Ussita per una parte di studio sul campo del mio progetto di ricerca di dottorato che riguarda l'abitare nelle aree del post-terremoto. E quindi ho deciso di trasferirmi ad Ussita per studiare la situazione da vicino, perché appunto l'abitare è un qualcosa che investe non solo la dimensione casalinga delle quattro mura, ma che ha a che fare, insomma, con tutto il territorio e con tutti i processi che avvengono su un territorio. Chiaramente nel post-terremoto quello che avviene è una trasformazione costante e una riconfigurazione di quelli che sono i tempi e gli spazi di vita, che in questo territorio qui sono, secondo me, particolarmente interessanti da studiare, perché accanto ai paesi, ai centri storici che sono tuttora zona rossa, sono state costruite le aree SAE in cui si riorganizza la vita sociale e insomma anche la vita individuale delle persone, e che quindi insomma pone tante, tante domande interessanti su quello che sarà il futuro di questi posti e quello che sarà quello che è comunque anche la dimensione attuale presente che si gioca da una parte sulla imposizione comunque di un abitare predisposto e standardizzato che non appartiene a questi luoghi, come quello che propongono le SAE, perché evidentemente sono strutture standardizzate a schiera, che contraddicono un po' invece quello che è un abitare diffuso e anche molto personale che si è sviluppato storicamente e che ha caratterizzato questo territorio. Dall'altro, appunto, sicuramente è molto interessante ed è vitale proprio la dimensione che emerge di riorganizzazione. E in tutto questo l'esperienza molto bella e personale che sto facendo qui, che insomma è resa possibile anche da casa, che è il posto in cui ci troviamo in questo momento, ma insomma anche da tutte le persone, dalle varie comunità e persone che mi hanno accolto facendomi sentire, nonostante sia uno straniero, comunque appunto a casa, anche in mezzo alle montagne, qui, Occhiolino, si chiude.